Ciao a tutti, rieccoci qua. Un altro draft di Kubo. Oggi, per il giorno della Befana, facciamo questo draft con il magnificio praticamente al completo. Goli, Bomba, Pecos, Casti e JR. Adesso arriva anche il buon Magni. Quindi sarà un draft balordissimo, forse più balordo di draft 12. Che se non l'avete visto, andate a vederlo perché ci siamo fatti beffe del formato del Kubo in draft 12. Un formato dove gira roba da vintage. Noi abbiamo dimenticato di submittare il mazzo e abbiamo giocato tutti i game 1 con 80 carte. Ciao! E la cosa che fa più ridere è che di 3 game, 1 giocati, 2 li abbiamo anche vinti. Quindi andate a vedere che è uno spasso. Adesso attendiamo di aprire la prima busta. Ok, comincia Ok. il nostro cubo. Allora, questa è la prima bustina. Pensiamoci bene. Nessuna Se vogliamo fare. bombaccia. Allora, c'è già qualcosa per andare ancora red. C'è quello lì per Qui un c'è un reanimator, compulsive research che probabilmente. potrebbe essere da reanimator. Questo cos'è? Cosa fa Ah, Tooth mana and critica o Nail, raga? rampino? Quella verde in fondo? No, però non mi piace. C'è mana vault che è un rampino. O mana vault o mana C'è critica. mana Ma sì, leak. che sono belle. Apriamo con In un mano o in rampante? gioco? Cosa Ora, fa? io allora, Rileggi? aspetta, io dico una cosa, abbiamo 37 secondi. È vero che non voglio rifare rosso, però in una busta dove c'è un fortissimo PQ1 da archetipo, io andrei qua. Che Cosa poi fa? non è detto che non lo giochi da altre Tooth and parti. Nail cosa fa? Non c'è niente di forte. Allora, C'è mi Abrupt serve Decay per prendere anche, dal mazzo alla eh? mano, Abrupt da Decay qui spacca 9 tutto. dal mazzo in gioco. Io prenderei Dal mazzo Abrupt in Decay gioco. forse allora. Io dei rampini, Di dopo. bot. Anche la vision lo fa, la vision. PQ1 i rampini? Sono 10 La vision. secondi. Cosa prendiamo? Io andrei con l'Abrupt. Rimuove tutto in questo formato, eh? Dai, rampini no, dopo casti, dai. Guarda. Tam. Spada. Ecco, la vediamo sempre. Mirror Entity è molto forte. Mirror Entity è fortissima. Questo Quella che fa fortissimo. le C'è anche un fa il Bad Twist quella che rampino. lì giù, eh. Ma con Abrupt Decay, però, questo è un bel rampotto. Oh, ecco, però mi piace anche molto quel rampotto lì, sinceramente. Abbiamo anche una spada. No, io voto rampotto a questo punto. Defender Verde Hexproof e dà un mana il nero, colore questo che qua vuoi. Potremmo ci permette anche di andare a tutti i colori volendo questo qua. andare Sì, verde e può andare anche a tricolore. Secondo 1-0-3. Prendiamo questo, passiamo un Elspeth. Poi se no sarebbe un bianco verde nero senza rampotto, senza. Oh, poi ho visto che i rampini sono molto forti, Dai, va eh. bene, dai, ci sta. Però ci teniamo aperto ancora tutto. C'è un Dark Colosso di Confident anche, però no, il Dark Confident è un Blightsteel. po' dubbio. Blightsteel. È dubbio, vero? Blightsteel. Quasi quasi. Anche Guardiamo bene. C'è quello là che è da questa è molto side. forte. Questa è quella che fa lo 0-1 ogni turno, che se lo sacrifichi ti dà un mana in colore, qui ci tiri le cose. A me piace Metti di più questo blo. che Colosso, Sì, ma sinceramente. se prendi quello non prendi uno ciccione. Però di ciccione ne passano più di uno. Ma quelli ti caga un Di quello lì ne passa uno invece. paragrafo. Mosso 1. Perché Colosso è. Questo qua un attacco uccide, giusto? Sì. Praticamente, è a travolgere. Però di decisione ne passano tanti. Però potremmo vedere Eureka, potremmo vedere Channel, altri rampanti, bonus. 10 secondi, eh. È 10 secondi. indistruttibile, Io quello cosa? Blastoise Questo? Dai, mettiamo da parte un maiale. Kappa, ragazzi. Dai, Abbiamo ascoltiamo. appena Oh, discusso della però quello là, K. quarto pescatore. Sì, però. C'è anche un Anche Kitchen questo è Finks. forte. C'è. No, vabbè, siamo verde-nero. Evitiamo il bicolore. No, Oh, abbiamo piccato due cose, sì, infatti, eh. possiamo Potiamo pensare. andare anche verde-rosso, eh. Scusa, sì, per ritenerci a terra. Esatto, possiamo anche andare Yund. verde-rosso. Però K è molto forte, secondo me. Oi, ci lascia aperto tutto. Ti vuoi il Thunder ma vuoi il Kite? No, io voto Però Thundermaw, raga, e possiamo andare anche sì, a no, rossi verdi, prendi possiamo il Thunder. No, andare? prendi il Thunder, no, prendi il Possiamo andare anche a rossi verdi Thunder. Sì, volendo. no, giusto. Un Abrupt non è che No, ci. prendi il drago. Di boh, la K è forte, però. Prendi il drago. Figa, quello lì se ci viene contro ci fa male, però il drago. Come entra, figa, fa 5 danni, No, poi sì, 5. prendi il drago, prendi il drago. Drago? Se hai dei Questo non mana sappiamo infinite. se lo giochiamo. Prendilo, Beh, possiamo andare a prendilo. rossi verdi, eh. Invece la K Cioè, abbiamo un Abrupt Decay solo che ci blocca. però siamo alla quarta, eh. Uno in Oh! colore. Premiati. Aspetta, Garruk cosa fa? Mizzy Immortals è forte. Ah, questo è quello che ti fa guardare le prime 5 carte. Se c'è creatura, è molto sulle Ah, poi creature. sul verde. Mizzy Immortals, che è un bel botto.
Beh, Polo Kranos. Polo Kranos mi piace. Dai. Cos'è? Ah, è quello che tutte le magie costano 3 in più. Polo Kranos. Sì, sì, era più forte. Sì, poi... Ok, dai, Polo Kranos, via. Bonfire. Questo fa rosso verde, raga. Fa delle porcate. Però guarda anche quella verde là, cos'è quella verde là la prima? È quella che fa disincantare. Ah, questa? È un 1-3 che ha tocco letale. Bonfire, raga. È più forte Bonfire. Bonfire è una mezza finisher, Oh, oddio. Beh, non è detto. No, piuttosto che la finisce, preferisco il villaggio boricolo. È vero, c'è il Treetop Village. Il Treetop Village è forte, eh. La finisce vola. Però il terzo 2 non lo speriamo quasi mai. Poi c'è... Cioè... Prendiamo il Treetop? Sì, è più... Ok. Teniamo gli occhi aperti sul bianco, ragazzi. Sta passando un bianco della Madonna, eh. Questo no, è forte. Quello lì, no, io non lo... Tipo, Drag Mangler è fortissimo. Cioè, Convoke, che... cosa fa? Sono creature verdi o tutte le creature, Convoke? È la prima carta in basso, quella lì. Ah, no, vai a prendere una creatura da costo X e la metti e in gioco. Convocare, eh. Convoke vuol dire che se tappi puoi tappare le creature. Guarda anche l'ultima verde, cos'è? C'è la Genesis, se volete. Cosa prendiamo? Siamo andati a cuore. Siamo andati a cuore. La Genesis. Guarda, tablato sul Furic Vortex. Ottimo segnale. Taiga. Prendiamo la Taiga. Beh. Oh, bello per noi. Oppure c'è anche il... Quello che combatte. C'è anche quello che combatte. Questo fa male, vero? Di Vosplay, sì, ci sto, dai, palla di fuoco. Serve qualcosa da qualche rampantino. Non artifact spell. Beh, ci fa secchi anche noi, no? Sì, anche Silver Blade è peso, eh. Togliamo il Silver Blade. È passato tanto bianco forte. Io toglierei colui. È passato un bel bianco. Possiamo tenerci ancora aperti un tricolore, una specie di... Bello, bello il cavo. Pesca 3 è forte. Quando entra fa 4 danni a una creatura. Io voto creatura. Mi piace molto Monite, però... È più nel nostro piano il cavo. Un 4-2 che fa 4 danni. Pescare 3 era forte. È forte, eh. Però pure che poi non passi una creatura. Questo è carino, si può prendere, se ci mettiamo anche un piano bianco... Sì, dai, ci sta. Sì, non è male. È bella quella cappa. Un quadricolo con il miracolo. Il... Un incantesimo da +1/+1 a tutte le tue creature e raddoppia i mana. Changeling. Beh, carino questo qua, mi piace molto. È forte questo qua, eh. Sì, sì, dobbiamo cercare l'acceleratore adesso. Come è fortissimo sto Thor, bello questo. Ma è bellissima questa qua, non l'avevo mai vista. Gli metti +1/+1? Ma cavolo, è fortissimo sto qua. Cioè ogni volta qualsiasi magia, lui cresce. Basta che non giochi terra, quello lì si cresce. Cazzo. Rosso-verde, non è che tipo un po'... An opponent però, vero? Sì. Secondo me... Allora, caldo. C'è una Liliana, raga, Dio, ma... La Liliana... C'è un Luparo... Che bella bustina, che bella bustina. C'è Preordain, c'è Liliana, c'è Titano... Ah, Titano Rosso. C'è anche il Luparo, cioè, regala fa delle lupo turno. Fa delle sparecchiate incredibili Titano Rosso. Questo però ha ragione forse anche lui, eh. 3-3 che fa i lupi? Sì, ma guarda quando cali Titano, quello lì va
Mi viene male passare Liliana. Anche meglio, perché era Liliana e poi abbiamo un piano rosso, verde, nero, rosso, verde, bianco, non lo sappiamo ancora, però... Lui ha senso, qua? Sì, tanto senso. O Liliana o Titano? Io però Liliana... Io picchierei Liliana. Sì. Ma che vadano già con gli altri. Rompe più il cazzo agli altri. Cioè, quando tocca Liliana terzo, no, però Titano. Inizia a scartare delle carte. Ho detto voi, perché non... Con un Titano contropicchiamo? Vedete voi. Ma dai, noi la scavestiamo Liliana col mazzo che stiamo facendo, Titano ci farà scartare una roba, ma cosa gli entra dopo? Sì, dai, Titano. Titano fa delle sparecchiate indicibili. No, è un disco. Vai, il capitano. Oh, un uccellino, raga. Uccellino, ci sta. Ci permette anche sì, andrei anch'io sui ramp. Andrei anch'io più ramposo. Almeno ce ne servono un altro. C'è un altro rampino ancora. Lì? C'è un fulmine qua. C'è anche il bro dei Dead Elf. Tipo, brainstorm, preordain. Guarda, la Blood Raided è la migliore, secondo me. Per il cazzo, un casino. La Blood Raided. Eh sì, perché dopo che devi sei cosa fai? Cascata 3, hai queste qua. Che sono. È comunque un 3-2. No, va sotto, va sotto, va sotto. È un 3-2 haste comunque. Se vogliamo fare bianco, rosso, verde, che c'è un rapino che fixa di bianco, altrimenti. Questo ci sta. È un 3-2 rapidità sempre, Sì, dai, Blood Braided, vai. Ci sta. Stavolta la giochiamo. Ah, c'è il drago rosso. Il Kargan Dragon Lord. Questo è forte. Show and tell. Ma questo vedrai che tale. C'è anche Urabrask. C'è anche. Le tue hanno rapidità e le sue entrano tappate. Raga, siamo bicolore, quindi non tricolore. Se no ci sarebbe anche Nelix se facciamo bianco. No, special di bianco direi che ha sempre meno senso. Allora direi il Kargan che viene castato di Blood Raid anche. Poi diventa volare. Sì, dai. Sì, è vero, lo casta anche la Blood Raid. Arc Trail. Bella questa, a me piace il simulacro. Sì, Lotus Bloom, eh? A me l'Arc Trail non piace, sinceramente. Tante volte è stato troppo situazionale e non so come usarlo. O Lotus Bloom o Solemn Simulacrum, secondo me. Simulacro? Simulacro, rampa... E peschi. È una creatura, metti un parante. Lotus Bloom ti fa fare le cose prima. Lotus Bloom se lo becchi subito al suo parcheggio. Forse questo tabla, forse. No, non tabla mica. Il simulacro? Così non penso. Se c'è il quarto turno in mano. No, il Lotus Blue non tabla mica, secondo me. Se ti torna a parlare, se sei in mano nel primo turno, non è il secondo. Non è prendiamo forte. Il Lotus Bloom. Ok. Vai, prendi. Vabbè. Sì, anch'io rimango indeciso. Anche perché. Cazzarola. C'è un Bayou. C'è quel 3-2 lì che con Morphan disincantare. Anche perché sì, contro gli artefatti malazzo, no, ci può stare. No, loro gli artefatti cos'hanno? Prendiamo il Nantuco. Oh, se no, cosa preferite? Preferite l'altro che invece fa 3 danni, però è più situazionale. Questo qua, mal che vada un parante, mal che vada scendere. No, metti creatura, dai, va bene, facciamo il Nantuco, dai. Smorph con 2, quindi... Poi comunque se noi peschiamo... No, Garo, guarda dietro il velo, raga. Vacca, Chandra e Garo, no, è quella forte. No. Però con noi non è forte. Non spariamo, raga, Garo caga di... Garo che è più forte per noi. Tutto. Sì, ah, più forte, sì, Garruk. Che bella busta quella lì. Voce della rinascita. Più ramp. Sì. Almeno un altro ramp e almeno una creatura tosta. Oh, però, oh, raga. No, l'Antmaster. Raga, Antmaster tutta la vita. Il simulacro, quelli del gioco 4 è l'Antmaster. Antmaster tutta la vita in un rosso-verde, Dai, vai, Antmaster. Grazie all'Antmaster, sono già contento. Possiamo già mollare quasi. Che bella creatura, l'Antmaster.
ci vuole qualcosa anti cose forti. No, beh, cavolo, andiamo. Sì, ci vorrebbe un ramp. Quel colosso lì, più forte anche, quel colosso lì rimane un po' lì. Ci vorrebbe un Eureka o un Channel. Sì, a me quel colosso lì mi spiace, ma era molto meglio prendere cose degli addrafti, secondo me. Ci dava più ramp. C'è un disco. Beh, questo ha senso, è qua. No, si pensa il coso, il Nantuco. Ma non questo spacca anche incantesimo. Anche Nantuco, Io maestro Miz mi tengo aperto. Il nero? Sì. Una splashata, perché abbiamo già due carte che aggiungono due mana del colore che vogliamo. Prendiamo il maestro? No, perché? Rosso verde. Proviamo a splashare di nero? Io lo prenderei, sì. Dai, proviamo, dai. Poi in ultima busta. No, vabbè. Ma io, mi piange il cuore, mi piange. Ah, oh, sì, piange il cuore anche a me. Il titano è... Il titano è... No, anche perché abbiamo un mazzo che potenzialmente lo puoi tirare già di terzo, quarto turno, Avere titano verde siamo fortissimi. Ma abbiamo anche l'otto su blu come rampino, Ce ne abbiamo sentito tre comunque. Le volte che c'erano lì... Sì. Di botta habla Nicole. Incinere tutta la vita. Grande, abbiamo lo sparetto. Ci sta. Bello. Sai cosa viene fuori dopo il chain lining? Questa bustina qua. No. Facciamo un agro barn. No, l'ha lasciato passare. Sì, ma sì, dai. Ma lo prendiamo. Ha lasciato passare il sederino. Io non so. La splashata. Abbiamo due removal forti, neri. Abbiamo due removal forti. Abbiamo due creature. Tre remover forti abbiamo, C'è Firebolt. Sì, Firebolt per forza. Ma non che cosa fa nel nostro mazzo? Niente. Hai due terre, non te ne fatti niente le scarpe. La scarpa e peschi. Non abbiamo niente da pescare. Questo è uno sparo con flashback. Stregoneria però. Oi, vogliamo prendere il Fated Sluting? Sparo. Più efficace. Solo perché non saprei cosa cavare nel mazzo per metterci quello lì dopo. Boh, adesso vediamo. Andiamo l'ultima busta. Che cosa ci darà? Niente, Bayou, Jay. Adesso arriva. Abbiamo di nero, abbiamo due removal forti. Però, boh, la splashata di nero. Due uccellini. Oh, possiamo metterci anche uno splash di nero. Urabrask. Vieni a casa. Abbiamo gli uccellini, il muro, il Lotus Bloom. Cioè. Potremmo. Noi abbiamo un mazzo che se tirano un'ira di Dio ci mettono in ginocchio. Patch, no, questo qua lo voglio giocare. Io lo metterei due paludi che girano. Questo qua lo voglio giocare. Guarda, c'è anche la terra verde nera. Questa però è quella che rallenta. No, Liliana. Tiriamo via Liliana. Vai, solo dei Planeswalker. Ecco Magnetti. Ultima bustina, ragazzi. Ragazzi. Verde rosso c'è Cot. Abbiamo Cot e Garruk. C'è Cot qua. Aspetta, guarda bene la mano. Qua verde rosso Cot, ragazzi, fa molto male. Prendilo. Dai. Vai. Cot in un verde rosso è forte. Dai, Pecco, si rampini, adesso li prendiamo. Cot in cubo è veramente forte. Minchia, se è aggroso sto mazzo. Dobbiamo renderlo aggro ancora. Ci mancano quei due rampini che dico, cazzo, adesso sì che prendiamo veloci. Oh, c'è un Garruk. C'è spada. Il Wolf in Silverheart. Mamma mia, che bella busta per noi. Oh, questa cosa è molto bella. L'Eternal Reed. Il Gilded Lotus. Noi non siamo così lenti, raga. Ragazzi, io il Gilded Lotus lo terrei in considerazione. C'è anche il Garruk, raga, ogni turno caga un 3. Perché abbiamo già il Blightsteel Colossus. Se prendiamo un altro maiale. Vabbè, ma di boh. No, quello è quello che caga i 3-3. No, questo è quello che fa i 3-3. Che è più forte comunque dell'altro. E però ti fa pescare questo qui. Però è 3 verdi. Oh, c'è anche il Severard, raga. Comunque da più 4 un altro, meno 8, L'Eternal Witness. L'Eternal Witness ha che scomba con un sacco di cose qua in cubo. Io voto Wolfir, raga. Un uccellino diventa un 4-5 col Wolfir, Secondo me non è la pick più forte, però ti dico la verità.
preferito della Witness? Io qua, secondo me, è tra questa e Garruk. Allora, io dico Garruk, allora, poi vedete voi. Non credo che sia un problema per noi il Kitting. Mamma mia, che roba. Merda, c'è anche un fulmine. Cazzo, questa è una bustina fortissima per noi. Dobbiamo accelerare. No, ma for each creature you control. Mamma mia. Abbiamo 16 creature bomba. Merda. Ha ragione anche Casti, è molto bello l'Air Rider, è molto bello, molto figo, però ha ragione tipo, anche Casti. L'Air Rider in questo mazzo scende e fa il devasto, eh. Abbiamo solo abbiamo un sacco di rapidi noi, eh. Abbiamo questa, abbiamo la... Ma io comunque qua non picca con fulmine e Rider. Spray tirato con la culla di Gea. O un bonfire. La culla di Gea, rega, se tira un'ira di Dio è una terra morta. Vai, Air Rider allora, dai. Il Rider. La cura di Gea l'altra volta non è stata una carta forte. Boom, questo è forte. Oh, c'è anche il Magus of the Moon, eh? Questo è fortissimo. Vabbè, no, qua non è questo. Non è Legacy, quindi un po'. Questo quando entra spacca un permanente non creatura ed ha persist. Quando muore torna in gioco con un segnalino -1/-1. La Smokestack non serve. C'è la Stream Mine. È rischiosa la Smokestack. C'è la Stream Mine, io andrei qua. Vai. Porcazzo, vai. Io stavo facendo delle carte per il ranimento. Vai, Trun. Figa. Eh sì, è Trun tutta la vita. Vai. No, figa, che ero. La Melma è forte, eh. Vince Domri. Dai, raga. Domri. Abbiamo mille creature. Questa raga vince. Questa vince, raga. Questa è fortissima. No, agli altri? Non si riempie così tanto il cimitero come il Legacy. Ma ieri quando ti scombavano con il sogno ricorrente, l'incubo ricorrente, questa qua ti faceva comodo, però. Domri, mamma mia. E passi alla Melma? Siete dei pazzi. Siete dei pazzi. Cioè, la prima abilità è morta 2 volte su 3. Oh, la mia macchina è forte. Se no c'è anche Beast Within. Sopra la Melma? Sì, ok. Però... Cioè, non ci credo. Abbiamo preso un Domri sopra una Melma. Sto ancora male. Rofellos, tutta la vita. Il ramp che per. Oh, c'è un rampino là, se no. Al terzo giungi 5 mana, quindi un bel Thunder Maw di quinto. E vai. Poi tiri un Thunder Maw di terzo. Ancient Grudge, sì. Ancient Grudge. La manetta, Grand Side, quella lì. C'era il palincrono. Sì, sì, forse aveva senso contropiccare il palincrono, sì. È una creatura di merda che fa paura comunque, il palincrono. Mi piace meglio questo verde rosso testa di cazzo. È vero, un mazzo per te questo, Magni. Sì, infatti sono molto contento. È il giorno del mio compleanno. No, scherzo. È tablato, vai il Nakati. L'1-1. Ah, che fai saprolingi. C'è la Molten Tail, Bubble Lightning. No, tre rossi così. Nakati. Nakati? È un 2-2 da noi, eh. Sì, che non giocheremo neanche. No, non infatti. Neanche altro, non giocheremo. Infatti. Counterpicca. Un bock, tac e tac, quello lì. Sì. Via questo, contro di... Questo a noi fa malissimo. Non lo so, ci sono dei mazzi strani qua dentro, non so, dei combo. Mi dispiace, non so se riusciremo a tirare questo. Beh, oh, comunque abbiamo. No, niente, no, quello lì. L'elefante. Questo? Sì, sì. Non siamo così veloci, raga. L'abbiamo usato ieri, fatto pegare. Porta sfiga. Addirittura un Lion's Eye Diamond così. 70 euro alla di carta fine. Che ci arriva come ultimo. Esatto, come ultimo. Abbiamo chiuso la piccata con un Lion's Eye Diamond. Vabbè.
ok, andiamo a fare sto mazzo, non so, ma, mamma mia, ce n'è un sacco. Ora adesso buttiamo dentro tutte le forti, poi vediamo cosa dovremo togliere, perché... Non abbiamo neanche una spada. Abbiamo visto, ne abbiamo viste due, ne abbiamo viste. No, no, stanno, boh, non lo so. Quello che dà le carte è andato a prendere un caffè. Carga Dragon Lord. Incinerate. Ok, allora. Butta subito sulla violetta. Dunque. No. Sì. Questo. Sì. Sì. Forse. Sì. Sì, potrebbe essere un side. Ma proviamo a buttarla. Poi questo. Adesso buttiamo così. La Genesi è forte qua, Sì, sì. Ci devono una creatura, ti torna una creatura. Se nel cimitero tappi trail, prendiamo una creatura dal cimitero. Sì, direi di sì. Questo fa pescare, questo è il porco. Quello lì aspetterai, ecco. Aspetta, no, questa è una side. Questo lo giochiamo. Questo no. Smokestack no. Questo vediamo un attimo. Incinerate. Forse. È troppo lento, troppo veloce. Questo il Kargan è forte. Questo forse. No. Questo sì. È fortissimo. Dai. È al terzo, due, il cavo, il rider, cot. Prendi più uno, per sempre. Mo cavolo, abbiamo un sacco di roba maiala. Oh, abbiamo finito, ragazzi. Posto, 23 carte. Dai, aspetta un attimo, che qua c'è un Domri, c'è raid, un Domri. C'è anche Loot Master, Oh, ma avete preso anche la Loot Master. Figa. Abbiamo preso anche quello dei Mirari. Sì. Allora, a sto punto la Nantuko... Secondo. 26, dobbiamo togliere tre terre. No, scusate, tre carte. Goli. Sì, ok, vabbè, terre, ok, mettiamo subito. Dov'è il dritto? Qua, ok. Allora, Nantuko, dunque abbiamo... Devi toglierlo voi? Poi abbiamo... Minuti. Allora, calma, abbiamo... E vai. No, bomba. Ma so che ne hai due da due mane, No, no, no. Anche perché lui deve avere due mana verdi. A me Domri fa cagare, però, vabbè. Fa schifo Domri. Troppe volte rischia di non fare niente. Vabbè. A me non piace, però. Se vinciamo di Domri lo rivaluterò. Ha di figo che fa combattere, non abbiamo delle cose grosse. Sì, fa una rimozione comunque. Vabbè. Che vada, Volevo mettere da parte un attimo. Io volevo mettere l'Abru Decay e il Bestron Park. Io piuttosto il Cavu caverei. Al quarto fa 4 danni alle creature. Se andiamo contro un mazzo con poche abbiamo creature. Abbiamo 3 Planeswalkers. Dov'è Cot? L'hai già messo dentro? È lì. Quello all'ottavo è un palo. Sì, anche il Primus non mi piace. È un po' un palo quello all'ottavo. Anche perché sono tre foreste? Sì. Spacca un Planeswalker, però non spacca le creature. Dio, ho 4 Planeswalker. Ha senso giocare 4 Planeswalker? Sì, è dubbioso anche quello, eh. Sì, ok, però. Minchia. Pesissimo. Non abbiamo neanche questo. Io questo qua. Io il Blasteel Colossus non è dentro, piacerebbe molto. Ah no, no. No, non giocare un po'. Cosa? Sai di Blasteel Colossus. Di bom, sai che guasto. Quanto dobbiamo arrivare noi? 13. 23. 23. No, ci sono due terre. Quello blu. 25, 24, 22 dobbiamo toglierne. Togli il Primus. E alla fine l'ottavo un 6-6 travolgere. Questo? Sì. Ma siete matti. Non spacca creature, Ma abbiamo il Lotus Bloom, ragazzi. Ma sta roba la tiriamo noi. Ma allora, cioè tu hai di più. Però non sappiamo come gira. Se poi te lo becchi e non ci gira, è casino. O se ci gira è la prima ad entrare. Se ci gira è la prima ad entrare. Se vediamo che riusciamo. Cioè noi l'unico porco che abbiamo è il titano. Con la Blood Raid cosa? Con la Blood Raid cosa tireremmo? Vabbè, c'è anche l'incenerire, no, la Blood Raid ci sta. Più anche un botto. Tiri 1, 2, 3, 4. Domri tiri, no, dai, vabbè, la Blood Raid sta. Però,
Forse dura, bravo. La Genesi è un po' macchinosa, la Genesi, un po' lenta, eh? È un po' macchinosa, devi tappare tre nel tuo mantenimento per pescare in mano una creatura dal tuo cimitero. Oh, se c'è da però se tiri quindi sulla Blood Bread. Lo so, raga, però dobbiamo. No, no, col cimitero la metti. Con la Blood Raid le metti in fondo al mazzo. Le metti in fondo al mazzo con la Blood Raid, non le metti. Così? Aspetta. Io il Primus l'avrei messo. Adesso siamo a 23. A me, boh, due Garruk ha senso. Secondo voi qual è il Garruk più triste? Quell'altro, quello con 5 verdi. Questo? Sono più triste, l'altro quando si gira mette giù di un 1 tocco letale ogni turno. Questo ti rifà la mano, con la seconda abilità. Questo ti rifà la mano con la seconda abilità, Ma Kot, raga, cosa fa Kot? No, fa malissimo. Sta per la montagna e diventa un 4-4 drago volare. Più 1. Volare diventa anche? No, no, non è volare. No, comunque. No, non 4-4. No, 4-4, non è un drago, è un elementale. Poi aggiungi meno 2 e aggiungi rosso per ogni montagna che controlli. Cioè, guarda, lui ti dà mana. Abbiamo Lotus Bloom. No, raga, cioè. Io un porco lo voglio. Mettilo. Io un maiale lo voglio. Io toglierei quello preto. Io questo ce lo metterei. Togliamo. Oh. Togli Blood Pain! Oddio! No. Io levo questo Garruk per il colosso. Dai. No, con questo. Aspetta, raga, lì, dai. Che abbiamo Bonfire piuttosto. Eh no. È forte, ma è situazionale. Comunque sì, vabbè, ma. Più solidi. No. No, no, Bonfire no, no, Pecos, no, no, mi oppongo. Allora il dodicesimo, che sono tantissime mani, secondo me. Abbiamo, cioè, tolto quello vero. In tutto il mazzo come ne mettiamo di mani? 17, bisogna pescare tutto il mazzo. Il Primus? Dai, Primus e via Garruk. Dai, bello così. Piango un po', non lo so. Difficilissimo, raga, oggi. Io avrei fatto così, e via lui. Allora, Domri fa removal. Se voi preferite l'Airrider a Garruk. Domri è un sorvegliato speciale, ve lo dico. È la prima carta che va fuori inside. Fa schifo sto Planeswalker. Sì. Sì, abbiamo anche l'Airrider. Potrebbe anche uscire alla fine. Sono sicuro della scelta di togliere Garruk. Ogni turno 3-3. O anche quel quinto 4-4. Vabbè, però tutta la rapidità è uscita tappato. L'Airrider, ma ragazzi, ma è un aggro, ragazzi. Allora, so che hai giù due creature, l'Airrider spara due danni così. Allora, ma no, cioè, dai, cioè, è fortissimo l'Airrider. Giochiamo con 41 carte? Ritogliamo il Primus, eh? Però fare removal, di boh. Giochiamo con 41? Vai 41? No, 41. Ah, guarda, raga, un punto di incrocio per trovarlo qua. Colore, non è un tricolore, quindi. Abbiamo tolto Genesis. Quello è bello. Dai, cava Truna allora. No. Forse il Kargan è difficile che ci senga di no, secondo. Si tira di Blood Raid e poi si pompa. A me piace tanto. E sai che se tu hai sempre mani occupati per calare. Quel cavoli potremmo cavare. Oh, alla fine fa 4 danni a una creatura per forza. Se non ci sono creature, è un 4-2 e basta. È una figata la figura, lo so, però. fa 2 per 1 il cavo. Se c'è la creatura giù. Se l'altro c'è un bianco-blu controllo che gioca una creatura che è un po' il palincromo e basta. A me non piace 4 Planeswalker. Con Domri, 4 giusto? Planeswalker. No, terrei no, anche Domri, no, ma no, un Planeswalker va tirato via. Ma questo sai che non so quanto senso ha? Oh, spacca la creatura, si difende. Cioè. Spacca la creatura, si difende. Gioca di 2-2 turno. Cioè ogni turno caghi un 2-2. Forse toglierei questo. È più giotto. È bello. Ah, cosa tiriamo via? Io ho voto 41 carte a questo punto. Questo fa due volte removal, cioè. No, non su creature però, Vabbè. Ok, togliamo quelle. Cioè, o togli un Planeswalker o una spada, ecco. Spada. O una spada. Come una spada? Non ah, questo? Sì. Però non togli tipo il un Grizzlebrand non togli. Però già togli una Liliana. Sei forte. Se no intanto mettiamo una Liliana. Sì, togli. Però secondo me non è il nostro problema una Liliana alla fine. O una spada. A meno che non ci sia quella rossa. Vabbè, dai. Andiamo agili. Però questo qui secondo me è un chiodo, questo qua. Tenuto d'occhio. Vediamo. Vediamo, tenuto d'occhio. Così abbiamo 14 creature. Sai che manca poco. Metti le terre. Ok. Planeswalker perché gol li sempre apprezzati. Oggi ci troviamo tutti a. No, tipo ne abbiamo 4 oggi. Siamo giottissimi. Adland 8-7. Sì, ci sta perché. No,
Io farei più una verde in più perché abbiamo due rampini che col verde ci danno. Beh, abbiamo, ci abbiamo due verdi qua però, abbiamo già il trip top. No, forse può stare, hai 9 fonti verdi. Ma e... Siamo 25 secondi. Dai, anche dai, perché... Prova. Dai. Submit, submit. No, submit. Qualche... Se giochiamo col mazzo indietro... Sì, massimo lo... puoi cancellare il submit dopo forse, però... Ma no, beh, 20 secondi non facciamo niente. Ok, vediamo.